Se sopravvivono abbastanza li ulto. Easy bait, bro. Ciao, in questo video andremo a vedere insieme Galio con una sua build, i suoi oggetti, le sue rune, i suoi incantesimi e un bel gameplay. Quando piccare Galio? Io lo prendo sempre contro Katarina. Veramente comodo, molto facile come corsia, la counterate molto facilmente all'interno di teamfight e quindi vi consiglio di giocarlo quando vedete una Katarina. Ad ogni modo, senza considerare che le Katarina main tendono a bannarlo per evitare problemi, ad ogni modo parto con questa build piuttosto standard. Road of Ages la preferisco a Luden Seco perché ci dà anche degli HP e Luden Seco forse un po' too much, comunque aiuta visto che siamo melee. Poi vado con il cappello secondo item, lo vado a fare quasi sempre come secondo item nonostante ora si faccia un po' di meno, perché specialmente nel mid game se tendete a fightare molto potreste ridurre un pochino il vostro introito di gold, a meno che non fate dei mega team fight dove vi fidate tantissimo e a quel punto non è che faccia molta differenza, e quindi vado a fare il cappello come secondo per poi continuare con il resto della build. Come terzo item vado a fare le scarpe, spesso sono quasi sempre calzari di mercurio perché danno resistenza magica e ovviamente la possibilità di aumentare la nostra tenacia e quindi ridurre ovviamente i CC avversari su di noi. Poi andiamo sugli ultimi oggetti della build che iniziano ad essere invece un po' più situazionali. Allora, in realtà la sfera dell'infinito oramai la faccio quasi sempre perché voglio fare più danno possibile e comunque è un burst interessante nel momento in cui andate a fare la combo. Gli ultimi due oggetti vedete che qui sono il riflettore cristallino e il morello. Morello lo faccio di meno di recente, a meno che non è strettamente necessario che sia io a fare l'anti-heal, e in tal caso vado a metterci o una void staff se sono cattivo proprio boh. Se invece voglio ovviamente resistenza magica ci metto il velo della Banshee, e questi due oggetti insieme vi danno delle resistenze comunque interessanti considerando il danno che fate e il fatto che comunque siete degli AP damage. E ovviamente il riflettore cristallino mi piace molto nel momento in cui hanno tanti AD. È un oggetto che potete pensare di semi costruire col parabraccia del cercatore quando siete contro un AD mid che potrebbe darvi problemi, altrimenti lo vado a fare sempre verso la fine della build. Un ultimo oggetto situazionale che mi è capitato di vedere è la maschera, anche se non mi fa impazzire semplicemente per gli HP che dà, e ho visto anche la Lich Bane per fare qualche giocata particolarmente spicy, ma dovendo scegliere tendo ad andare su una build come questa qui. Ovviamente il morello lo andate a completare nel momento in cui prendete l'anti-heal e vi serve poi concluderlo come item, ma lasciatelo proprio come ultimo. Andiamo sulle rune, nella maggior parte dei casi vado con la scossa d'assestamento e adesso lascio un attimo alla fine il discorso della prima runa. Seconda runa, debolezza, aiuta sempre a fare danni in più sulla gente con cui avete fatto i CC, ovviamente super comoda. Corazza ossea ci sta molto perché vi buttate in mezzo e riducete i danni dalla combo dati insomma dalle abilità, i prossimi attacchi dei campioni contro di te, bla bla bla, quindi molto comoda. E ovviamente abbiamo, perché tanta la solita raga, gioco solo quelle, è troppo forte. Poi andiamo su voglia di dolci che mi piace avere nella corsia per poter iniziare a fare già qualche trade e riprendere gli HP e avere ovviamente dei gold in più. Tornando alla prima runa, scossa d'assestamento, aftershock, la uso praticamente nel 90% dei casi perché comunque dà armatura e difese bonus e quant'altro, ma se ci sono quei game dove mi sento proprio cattivo contro la Katarina di turno metto Electroshock. Se mettete Electroshock dovete devastare, dovete fare kill e dovete fidarvi perché ovviamente avrete quelle resistenze in meno. Per quanto riguarda gli incantesimi abbiamo ovviamente ustione e flash, molto standard, si va a cercare l'uccisione e così via. Non gioco quasi mai con altri incantesimi, ma se vi sentite particolarmente difensivi ovviamente avete la barriera per fare i beitini o altrimenti lo sfinimento che è sempre comodo. Ma detto questo vi lascio al gameplay. Se può cambiarlo mi fa il favore. E io sono Galio e adesso distruggerò le chiappe di Rakatina. Anche se detto così forse potrebbe suonare un po' male, ecco la situazione. Non intendo assolutamente niente di toss breaking. Ti becca adesso qua in faccia. E beccatelo tutto in faccia. Nick non c'è, no. Sta studiando. Sì, beccatelo in faccia! Ehi, amico. Katarina, devi andare in base, ok? 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 Come perdere tutti i minion versione Jumpy Alleno, the fastest man alive. Ma è importante perché adesso ho pushato e mi dirigo verso la base.
Io non avrei fatto il flash perché ho visto esattamente dove era Zed. Ossia stava passando dai Parrots verso la fase... verso la parte inferiore della jungle. Flashandole in faccia senza ignite, 100-100 morivo come un fagiano sotto torre. O perché sbagliavo io se non facevo tutto perfetto e lei semplicemente flashava out. E non avevo la passiva neanche attiva. Oppure Zed mi uccideva. È un video su YouTube? Potrebbe. Ah! Fermi! 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 Oddio. Aspetta che forse faccio il 5 e li aiuto. Arrivo. Arrivo! Ci sta. Nice try, bro. Esatto, brodo. Brodo. Ehi. Vieni qui. Niente, ragatina. Ragatina? Ragatina? Ed into ogni mattina. Ok. Io, fratello, mi hai baitato, cacchio. Fammi prendere un'altra placchetta. Una sexy placchetta. E si vola. Metto una sexy placchetta. Oh no! No! Ecco. Ho fatto un errore. Vabbè, ho preso la mia Road of Ages. E che ho panicato male quando ho visto Kane sotto ulti di... scriverò my bad. Perché ho sbagliato. In teoria il flash non era stato patchato. Oh no, era W flash che era stato patchato. E il flash dovrebbe comunque funzionare. No, vabbè, ho sbagliato io lì anche comunque. Oh. Le pesce. Ciao. Però che Katarina non mi viene. Non mi fa nulla. Hey, yeah boy. Ciao Diana. Ciao Italy boy. Porterai anche tu contenuti su Harry Potter Legacy? Certamente. L'ho fatto già ieri sera. E stasera lo rifaccio. E anche domani sera. Italy boy. Mio fratello. Back, back. Becco. No, no, no. No. Ciao, bro. Vabbè. Oh, era Fizz. Fizz, non farti uccidere. Ok, questo quello lo uccide. Ti prego. Come ha fatto a sbagliare? Ok. Vai, ultala. Ottimo. Stasera no, cioè avevo recitazione, non ho audizioni, raga, avere ogni mercoledì audizioni, chi sono? Il king del parkour. Cool.
Snipewood. Prevedibile. Fortissimo Galio. No, comunque di solito il mercoledì ho recitazione, ma oggi sono molto raffreddato e un po' malaticcio. E quindi uno, vabbè, me ne sto a casa per sicurezza. Due, là dentro fa un freddo boia, raga, fa un freddo boia. Ciao barattolino, dai, ottimo, sono contento. Aspetto che esca su Steam. No, no, non leggerò queste cose. Oh, that's actually Nicerino. Eccoci qua. Port. Mi sta, ci sta, ci sta. Mi moriva l'intero team se non lo facevo, quindi... Ma io così, guarda. Metti che ti danno da recitare la parte di un malato, stai a Pasqua. Quello è vero, ma quello lo posso fare sempre. Perfetto, Itzirbo, è pure un ottimo game, molto bello. Kai'Sa vs Draven non mi sembra un gran pick, eh? Credo sia semplicemente un'abitudine. Comunque Kai'Sa è un PG forte all around, i support fanno molto la lane. Hola. Ciao, sono appena arrivato. Ciao, sei appena arrivato! Potevo ultarmi, sai. Ciao, Mini. Buonasera. Mine! Or not mine. Non ha la ulti questo. Oh, mamma mia! Che cacchio di danno! Buonasera. Spacco cose! Peace. No, die from Rakatina. Vuoi far vedere la build di Malpito? Che sono curioso. Va bene, secondo me è sul tank. Infatti, Deadman into sto coso. Maschera dell'abisso. Ciao, Fitz. Volevo prendere solamente le scarpette. Ok. Niente, sono proprio scemo come una vacchetta. Ma mi era crashato per un attimo. Gli diamo il benvenuto alla chatroom. Vabbè. Oh baby, why don't you see? No, non sto con Nick. Devo scriverlo tipo nella faccia, me lo devo scrivere. Ah! Visto Draven. Pium 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 pium. Ok. Ok. Boo baby! Sì! Scoppiate porcellini! No, ho sbagliato! È scomparso? Ops. Volevo ultare cacaino lì. Sì. Galeon, che di soddisfacente comunque. Quando dà proprio le pizzacchie. Oddio, mo la ulta. La smetti di camminarmi accanto così Malphite non ulta anche me. Bella ulti, grazie, me l'ha insegnata tua madre. È stato un errore, perdonami, mi sono fatto prendere dallo. Segnalo. No. È stata una lag.
Che cazzo. Se sopravvivono abbastanza li ulto. Easy bait, bro. Alla finanza. Così mi vengono, magari mi danno i soldi. Come funziona l'attacco caricato? Non è un attacco caricato. Ciao Zixo, è la seconda abilità, è un taunt, una provocazione. Aspetta che non posso sprecarla perché devo andare a aiutare il pedale qui in mezzo. Oh cacchio, non ho la... Praticamente quando la premi inizia ad allargarsi sempre di più e poi provoca tutti i nemici nel cerchio. Guarda. Vabbè, c'è la passiva dello scudo e poi c'è scritto: tieni premuto, entra in una posizione difensiva, rallentandosi del 15% per un massimo di 2 secondi. Subisce il 63,2% di danni magici in meno e il 31% di danni fisici in meno. Rilascia, infligge 403 danni magici e provoca per 1,5 secondi. Ovviamente la carica massima avviene nel momento in cui tu lo tieni premuto fino al massimo. La mazzata che tira a terra? Ha detto... Ah, l'attacco caricato. Semplicemente la barra sotto e ogni tot dai un pugno che fa più male. Direi bel pesce. Soul item up. No, Bromo. Dai che vinciamo. E questo è morto. Dai, abbiamo vinto. Se lo premevo di più la rubavo. Vabbè, positivo. Galio nice champ. Contro Katarina easy win e Maccheronica. Oddio, ho sbagliato. Non è vero, non ho sbagliato, sono troppo forte, è incredibile. Cioè essere così forte. Oddio, lag. Ho laggato palesemente. Vai Caino. Tripla uccisione. Eccala, abbiamo perso. Manfredo, vuoi veramente che io risponda al tuo godo? Perché qua è proprio servita su un piatto proprio così, proprio bam. Andatemi, prodi. Mamma mia, Bromo! Ce ne rimarrà almeno uno vivo per me per arrivare lì? Fratello! Ma volevi il mio barone? Volevi il mio barone? Invece prendi il mio c***o! Non mi sono per niente alterato. Secondo te Zoe è un buon campione da masterare? Sicuramente molto molto forte se ci spendi dietro del tempo. La zona di Malpito! Riot Partner è andata. Ma no, assolutamente non ho detto niente. È stato veramente facile vincere questo game, quasi come indurre al coito con la madre di Man... No, non si dice più. GG, dedico questa vittoria proprio alla donna della mia vita.
Grazie, grazie mille. Se questo è un video su YouTube, lasciate like, iscrivetevi, commento, tutte quelle cose tipo troppo fighe che sono super difficili da fare. Scommetto che non ci riesci. E sono live sempre, tutti i giorni, Twitch 21, cioè 16, dice, già dalle 16 alle 20, tranne il venerdì.